Carissimi, siamo al penultimo giorno dei 10 giorni di preghiera. Attraverso il santuario e gli oggetti presenti al suo interno, Dio ci ha grandemente benedetti, facendoci riscoprire Cristo, il mio e il tuo Salvatore personale. Volevo ringraziarvi per le vostre correzioni, anche arrivate oggi, Esodo capitolo 16, non Levitico 16. Grazie per le richieste di preghiera pervenute su WhatsApp, su Facebook, su email, ogni richiesta la presentiamo al trono della grazia di Dio, certi che colui che ci ama più di tutti provvederà splendidamente ad ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Gesù Cristo. Ora, tornando al soggetto di oggi, siamo ancora nel luogo santissimo e guardiamo dentro questo mobile chiamato l'Arca dell'Alleanza. Guardiamo il terzo elemento, cioè le due tavole della legge, i 10 comandamenti. Ora, accettare la sua legge significa accettare la sua autorità, accettare di essere parte del suo popolo, del suo regno. Ma cosa c'entra la preghiera con i 10 comandamenti e la salvezza in Cristo? I 10 comandamenti che trovate in Esodo 20 e in Deuteronomio 5 sono espressione dell'amore di Dio e del suo carattere. Sono nell'arca come simbolo del suo trono, dove egli giudica con giustizia. L'Apostolo Paolo dice: la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono è diventato dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato causandomi la morte mediante ciò che è buono. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Allora, come sarebbe che la legge è buona, ma anche mi porta alla morte? Proviamo a chiarire. La legge è la legge d'amore, è perfetta come colui che l'ha data, ma noi non siamo perfetti. Anzi, l'Apostolo Paolo continua dicendo: non c'è nessun giusto perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Alla legge di Dio l'uomo carnale non può semplicemente obbedire. È solo una specie di specchio che ci fa vedere quanto siamo peccatori e quanto abbiamo bisogno di un bel bagno nella grazia di Dio. L'Apostolo Paolo dirà ancora: così la legge è stato un nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ora, la legge si trova nell'arca, coperta dal propiziatoio, cioè il coperchio che si frappone fra l'ideale di Dio, la sua legge, e il peccatore, io. Quattro testi nel Nuovo Testamento identificano Gesù come il propiziatorio. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, dice Giovanni. Questo significa che Dio in Cristo ci salva, non cambiando le regole, non cambiando le carte in tavola, cioè la sua legge, ma morendo al posto dell'uomo, confermando e riscrivendo la sua legge nelle nostre menti, nei nostri cuori, per l'azione dello Spirito Santo. Ora, quando la legge di Dio è impiantata nell'animo del credente, questi si avvicina alla vita eterna attraverso i meriti di Cristo. Il santuario grida questo: tutto ciò che è impossibile all'uomo lo realizza Cristo nello Spirito, in ogni persona disponibile. Lo scopo del Vangelo è raggiungere questo grande fine. Le persone del mondo vedranno nella vita di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio la prova convincente che la legge divina è una legge d'amore per Dio e per gli esseri umani. Quindi, sii sereno, la legge d'amore di Dio verrà riscritta
nei cuori perdonati e guidati dallo Spirito Santo. E quindi, non solo perdonati, ma santificati, potremo essere glorificati al suo ritorno per vivere nel suo regno, seguendo per nuova natura la sua legge e riflettendo il suo carattere. Oggi, nel tempo della preghiera, ringrazia Dio perché la sua è una legge d'amore. Quando torni a casa e ti rispecchi nella perfezione della legge dell'amore di Dio e ti senti peccatore, allora reclama la grazia di Cristo che ti purificherà e ti trasformerà. Lo Spirito Santo ha promesso che scriverà nella tua mente e nel tuo cuore. Allora chiedigli in questo momento di mostrarti i tuoi peccati, portali a Cristo per ricevere vittoria e poter dire come l'Apostolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Chiede a Dio di farti sperimentare la gioia completa nell'obbedire per amore ai suoi comandamenti. La legge d'amore richiede la dedizione di corpo, mente e spirito al servizio di Dio e dei nostri simili. La legge è un modo di essere che si esprime nel modo migliore nel servizio altruista. Fai tua la preghiera di Davide. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge, che tu possa essere benedetto dell'incontro che avrai con Dio anche oggi.